Quello che forse nessuno si aspettava, non lo so, alla fine c'era un atto da fare che abbiamo fatto oggi, abbiamo messo a posto la società in modo che non abbiamo solo garantito quello che per quanto riguarda il passato, abbiamo garantito il proseguo del campionato fino alla fine. Quindi finalmente possiamo parlare di una società a posto, una società che adesso è presentabile e che non ha ombra di dubbio che chiunque si avvicina sappia Solidità. della solidità, ecco, la parola giusta, bravo, grazie. Credo che per adesso la cosa più importante è proprio questa, no? Che la società è a posto, la società, tutti questi dubbi che c'erano non ci sono più. Quindi c'è certezza adesso sul presente e futuro. Ecco, direi che per adesso, non so se avete già ricevuto il comunicato, abbiamo fatto un comunicato circa 10 minuti fa, quindi il comunicato verrà sul nostro sito che potete poi riprendere e poi nei prossimi giorni faremo una conferenza stampa dove cercheremo un po' di spiegare un po' meglio il prossimo futuro e che cosa si farà, no? Perché c'è una ristrutturazione della società, ci sono diverse cose che cambieranno, quindi datemi un po' di tempo per comunicarvi anche il prossimo futuro. Bene. Non ero da solo perché era importante mettere a posto la società, perché la società diciamo che non era vendibile nel modo in cui era, no? Era, la difficoltà di tutte le transazioni era dovuta a questo fatto qui, no? Dal fatto che c'era uno sbilancio, quindi c'era delle perdite da mettere a posto e quindi è tutt'altro trattare se si tratterà quando è tutto a posto. Lo abbiamo chiesto anche a Pietro Mele, Presidente, quindi ci sono idee e piani per una gestione in equilibrio dopo l'ennesimo sforzo per la ricapitalizzazione? Cioè, appunto, l'equilibrio è dovuto grazie a questo innesto, no? Cioè, quindi che una società di serie C opera in questo modo qui con tutte queste perdite è purtroppo la realtà. Chi più, chi meno è la realtà del calcio di serie C, che spero che con l'avvenuto di Gravina qualcosa succeda, no? Dal punto di vista di come deve essere strutturata la società e di quanto si può perdere o meno. Quindi direi che per adesso è importante questo dato di fatto. Poi, ripeto, datemi un paio di giorni di tempo per poi spiegare cosa farò, come farò e così via. Ok? Un giudizio sul mercato che si è chiuso ieri. Ma credo che siamo riusciti a fare quasi tutto quello che volevamo fare. L'importante è stato proprio il colpo finale, questo brasiliano che credo è stato sottovalutato da chi l'ha sentito. È qualcuno che volevamo già prendere a luglio, non ci siamo riusciti a luglio, ci siamo riusciti adesso all'ultimo colpo. E vedete che è un gran bel colpo, oltre al fatto di quello che abbiamo fatto, dove abbiamo dato via quelli che hanno deluso o quelli che volevano andare. E abbiamo adesso, e spero che condividete, che abbiamo una squadra competitiva all'altezza della situazione, anche se sarà molto difficile parlare adesso di non so quale tipo di obiettivo.